Come parlare di ricordo alla casa dei militari. No, per me è un risultato giusto perché l'abbiamo voluto, meritato. Io non parlo degli arbitri, non parlo degli errori, che so che magari voi li attaccherete. Ci attacchiamo un braccio che butta un pallone, a un altro braccio che io dovrei... e non viene dato il rigore, ci attacchiamo. Anche noi nelle scorse settimane ci sono stati degli episodi negativi. Sì, non sto dicendo nell'economia di un campionato. Dove praticamente abbiamo visto pezzi di tempo. Disse, ci vuole umiltà, disse. Ma dal Taranto non me lo ci vuole umiltà, è giusto, giusto che cosa giusto. Ammetti, ci vuole umiltà. Facciamo a certi livelli. Per me è un risultato giusto, per la mia squadra, per la partita che ha fatto. Io mica sto parlando di questa voce. Disse, devi avere umiltà di valore. E ci mancherebbe. Non stiamo in come no? Ho fatto i complimenti con loro, stavo parlando adesso. Poi non so chi è lui. Non mi aspettavo, non mi aspettavo qui nel sushi. Ma secondo mamma di Terizio col carta qui in cioè, vista, il portiere che viene ammonito per perdere tempo al 28esimo del primo tempo, cioè in promozione non le fanno. E secondo te io alleno per far perdere tempo? Vabbè, e se voi notate la classe di Giovanni Fazzante che ho preso dalla che ho preso mister, amicabile per il mattino di Napoli, al di là, scusate se faccio trancio su questo aspetto, al di là dei possibili errori arbitrali, dei torti e tutto quanto, il Taranto per è una squadra che ambisce a vincere il campionato, attualmente capolista, viene a Torre Annunziata con una squadra con ben 5 titolari in meno. Mi sembra che abbia fatto un po' poco, nel senso in tutti i 90 minuti non si è visto un tiro in porta se non nell'occasione del gol, e le dico molto onestamente, il suo ragazzo che ha segnato, nonostante ben impiccato dall'intervistatore, quando gli ha chiesto come è andato il gol, lui in un lapsus freudiano ha detto mi è rimbalzata prima sulla gamba, poi sul gomito e poi gli si è corretto. Però voglio dire, al di là di questo, e non ci riferiamo all'altro, veramente ha fatto poco, come lo giustifica? Si deve migliorare senz'altro, anche perché però sapevamo di incontrare una squadra tosta, preparata, e non sempre si vince col bel gioco, si può vincere anche essendo sporchi, brutti, essendo è la categoria che lo impone, non siamo noi, è una partita maschia, lo sapevamo, davanti a un pubblico, e vi faccio complimenti per questo, perché avete un pubblico che come noi non c'entriamo niente in questa categoria. Era una partita che dovevamo venire qua e sapevamo che non potevamo giocare soltanto di Fioretti. Sì, dovevamo giocare. Scusi, lo interrompo. Se i colleghi mi permettono, vengo alla seconda parte della domanda. Sì. Il suo portiere tra i migliori in campo, il nostro non ha fatto una parata. Avete salvato un gol sulla riga. Volevo capire come lei si riporta alla sua prima dichiarazione di risultato giusto. No, risultato giusto per come noi abbiamo poi interpretato la gara dopo il gol. Perché abbiamo fatto di tutto e di più, difendendo anche il risultato, e siamo stati tosti per non farci gol. Poi se c'è stato un salvataggio sulla linea, fa parte del gioco o non fa parte del gioco? Perché ci stiamo entrare, sarebbe troppo comodo per gli altri. E no, ma la fa entrare, non la salva. Poi dico, al di là dell'episodio del rigore, era sullo 0-0, giusto? Sì. Poi siamo andati, abbiamo fatto gol noi. E l'ha decretato l'arbitro. L'ha decretato. Dico, nell'arco dell'altra partita c'è stato il salvataggio sulla linea di Boa. Secondo tempo giusto? Noi abbiamo fatto anche una partita maschia, dura. Una partita a difendere un risultato. È una vergogna. No, assolutamente. Però questa occasione per quello che si è visto in campo. Da quale punto di vista lei giustificava la sua dichiarazione di risultato? Perché venire qui a Torre Annunziata con questo pubblico, con una squadra che gioca in una certa maniera, anche fisicamente tosta, del Sorbo che c'erano queste palle aeree dove non so quanti difensori con del Sorbo le possono vincere, e andare a tenersi stretto il risultato, anche essendo brutti, anche essendo sporchi, anche con tutta l'energia, con tutta la voglia, è questo il merito che io do alla mia squadra. È chiaro che se parliamo poi del gioco bisogna migliorare
per il gioco, però è una strategia. Anche il Sorrento è venuto da noi, siamo stati 90 minuti nella metà campo loro in Coppa Italia, si sono affacciati in aria e hanno fatto un gol. Allora io mi tengo una vittoria, che so che da parte lì dobbiamo andare a lavorare in certi aspetti, però è chiaro che mi tengo una vittoria dove è stata sudata, dove è stata voluta, dove è stata caparbia. Poi se parliamo di box, a punteggio può darsi che avrebbe vinto il Savoia.